Oggi ci andiamo a divertire un pochettino con l'elettronica. In questo episodio, chiamiamolo così, infatti mostrerò anche un poco come nascono e come si sviluppano i miei pedali, ma in particolare vorrei far sentire la differenza tra un clean boost, un overdrive e un distorsore utilizzando sempre la stessa circuiteria e andando ad aggiungere al segnale di base, che è questo. Questo è proprio il clean della chitarra perché il circuito che ho realizzato alla fine ha un guadagno di 1 in un range dai 20 ai 20.000 Hz, di conseguenza completamente flat, trasparente. La chitarra non va in tutto questo range di frequenze, però magari le armoniche sì, soprattutto poi quando andremo a distorcere. E con questo potenziometro passerò ad un guadagno di 450, che sono circa 53 decibel. Quando questo andrà ad amplificare, e quindi a un certo punto tramite lo pump, che è un OPA 1611, che è un Pure Brown Sound Plus, veramente una chicca di amplificatore operazionale. Lo utilizzerò prima come clean boost, come in questo caso adesso sto a 1, quindi non c'è assolutamente boost, è il segnale pulito trasparente. E poi andrò ad alzare il volume e successivamente, quindi mentre solitamente i clean boost non superano i 20-26 decibel, qui abbiamo un 53, anche se solitamente, parlo di decibel e di guadagno, solitamente non superiamo i 46 decibel, ma visto che è gratis e visto che è divertente, l'ho portato a 53 di guadagno. Successivamente andrò a fare un soft clipping, quindi nel loop dell'amplificatore operazionale, e successivamente anche l'hard clipping verso l'output, quindi realizzando un distorsore. Mi aiuterò con un ulteriore booster perché nel momento in cui andrò a fare soft clipping e hard clipping, chiaramente i decibel in uscita della circuiteria e quindi del segnale. Il segnale avrà un drop, una caduta che andrò a recuperare con questo ulteriore clean boost, sempre costruito da me, per andare a compensare affinché voi possiate sentire lo stesso, bene o male, lo stesso volume tra il clean boost, l'overdrive e il distorsore. Quindi, come abbiamo detto, segnale pulito, poi andiamo ad aumentare il volume. Purtroppo ho qui soltanto un 500K come potenziometro non logaritmico, quindi ci sarà un passaggio netto tra suono pulito e suono distorto. Qua già abbiamo qualche decibelli di guadagno. E qui siamo passati proprio sul saturo. Quindi questo è proprio un clean boost che è andato in distorsione perché l'amplificatore operazionale ha un guadagno di 450. Nonostante ciò, se suono piano, resta molto pulito. Basta premere, pigiare un po' più forte con il plettro per avere una distorsione. Però questo resta comunque un clean boost. Che cosa succede se andiamo ad aggiungere un soft clipping, ovvero andiamo a mettere due diodi, uno in una direzione opposta all'altro. In questo caso ho realizzato un mio dispositivo molto, molto, diciamo,
un accrocchio che però mi consente di switchare fra diverse famiglie di diodi dal silicio al germanio, passando per i LED. E tramite questo andiamo a posizionare adesso nel loop e otteniamo quello che viene chiamato soft clipping. Quindi andiamoli a mettere il loop e adesso si noterà già un abbassamento netto del guadagno in output, quindi del volume. Questo è con, ad esempio, con i diodi al silicio, molto molto comunque violenti, molto aggressivi. Quindi ha un suono più armonioso rispetto al clean boost, cioè inizia a sentirsi veramente la saturazione, il soft clipping, quindi è sempre un clipping però abbastanza arrotondato, che rispetto al clean boost mi consente di avere quelle sonorità appunto più blueseggianti. Ora vediamo come anche cambiando i diodi cambi completamente il timbro, il volume del suono della chitarra. Sentite che perdita incredibile di volume, però la qualità del suono è comunque molto molto calda. Per andare a bilanciare la perdita del volume, adesso ho inserito qualche decibel di guadagno con il booster successivo. Caldo come suono con i diodi a germanio, chiaramente la saturazione diminuisce notevolmente. Sentiamo la differenza con i diodi al silicio. Siamo sempre in contesto soft clipping. È molto più tagliente. Di nuovo. Più sulle frequenze medie. Per quanto riguarda come trasformare il segnale pulito della chitarra, comunque qui siamo sempre tra i 20 Hz e i 20 kHz. Questo è veramente, non c'è nessun tono per i mezzi. Il suono della chitarra è stato semplicemente pushato in su e clippato in maniera soft tramite dei diodi al germanio. Ora, sentiamo la differenza quando andiamo a produrre un hard clipping, ovvero i diodi, devo spegnere il boost per adesso, i diodi vanno verso la linea finale dell'audio, quindi della catena che ho realizzato in questa circuiteria, mandiamo a massa
sempre i due posti, uno l'opposto rispetto all'altro, e selezioniamo direttamente per far sentire anche la differenza veramente della distorsione. Andiamo a inserire direttamente i diodi al silicio. Recuperiamo un po' di volume perché con l'hard clipping comunque ne perdiamo. Si sente veramente l'aggressività di come viene tagliato il segnale audio ed è per questo appunto che prende il nome di hard clipping. Adesso questo è un segnale molto molto flat, quindi come ho detto non c'è nessuna equalizzazione. Quello che si fa solitamente per uscire all'interno di un mix è quello di aggiungere una sezione di equalizzazione, possibilmente attiva, successiva, perché comunque con quella passiva c'è la necessità innanzitutto prima di perdere il segnale e poi nuovamente di amplificarlo, che comunque è... crea un attimo di perdita di suono e se vogliamo anche di rumore. E quello in questo caso che vado a fare qui, aggiungo un'equalizzazione attiva con un leggero boost di qualche decibel sui medi ed è quello che solitamente vogliamo fare per fare dei soli, come in questo caso. Quindi siamo partiti da un segnale molto pulito, ritorno nella configurazione iniziale, tolgo adesso il mio hard clipping che ho inserito qui, lo sposto, tolgo da qui, abbasso un pochettino il segnale non è cambiato, la frequenza non è cambiata, questo è il suono della mia chitarra. È quello che abbiamo sentito prima con l'hard clipping, era il suono altamente distorto passato appunto dal clippaggio, chiamiamolo clippaggio, dei diodi, ovvero come andiamo a tagliare il segnale. Bene, spero che vi sia piaciuto questo insolito appuntamento e alla fine l'elettronica è veramente una cosa molto divertente quando la associamo a cose belle come la musica, a mio parere lo sono di più. Ciao a tutti e grazie.